Salve a tutti e ben ritrovati con un nuovo appuntamento della rubrica I soldi vostri, la rubrica che avevamo lasciato poco prima dell'estate assieme all'amico Cristian Dominici, esperto commercialista di fisco, soprattutto in ambito bancario. Innanzitutto, ciao Cristian e grazie per essere con noi. Buongiorno Ilaria e grazie a voi per avermi invitato. In questa rubrica noi parliamo delle piccole, grandi spese. Lo facciamo con parole semplici e soprattutto cerchiamo di spiegare le grandi operazioni economico-finanziarie che inevitabilmente si ripercuotono sul nostro vivere, soprattutto quella che è accaduta pochi giorni fa e che devo dire, caro Cristian, è passata un po' in sordina, perché noi italiani siamo, come dire, bravissimi nel criticarci e poi quando facciamo qualcosa di bello non siamo altrettanto bravi nel celebrarci. A cosa mi riferisco? Naturalmente all'operazione di UniCredit che ha investito 1,5 miliardi di euro nella banca tedesca Commerzbank, un'operazione che se andasse a buon fine di fatto metterebbe sul podio a livello di capitalizzazione una banca italiana a livello europeo. Secondo te, Cristian, come mai questo atteggiamento anche da parte di noi operatori, degli organi di stampa nei confronti di questa operazione? Ma non solo, devo dire. Sì, assolutamente, l'operazione è stata poco capita, è un'operazione fondamentale per il mondo bancario italiano e europeo. Da sempre la Banca Centrale Europea da tanti anni spinge per far partire il risico europeo delle operazioni bancarie, quindi per far partire le agglomerazioni di banche europee. Troppo spesso le banche italiane hanno guardato solo all'interno del nostro paese, quindi si sono concentrate sulle fusioni nazionali. Adesso finalmente ci concentriamo sulle fusioni internazionali. Lo facciamo con una bellissima operazione che tra l'altro va nel solco di tante belle operazioni che già in passato UniCredit aveva iniziato, poi si era fermata. Ricordiamoci nel 1999 il giovane banchiere Paolo Fiorentino che va da UniCredit alla guida di Banca Pekao, quindi tutta la banca che controllava la Polonia e i paesi dell'Est Europa. UniCredit ha ancora una forte presenza in Russia e nei paesi dell'Est Europa, una presenza con una sua partecipata in Grecia e diciamo che UniCredit Intesa possono assolutamente giocarsi come prioritario il loro ruolo di banche europee. Senti, ti voglio subito far commentare le parole che ha rilasciato proprio ieri l'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, che ha detto: vogliamo realizzare un buon investimento. Se vogliamo che diventi una fusione, gli stakeholder devono essere convinti, creeremo valore per loro. Ed è questo forse un po' lo scoglio, no? Quello di far cercare di capire appunto agli azionisti che le banche possono essere forti, soprattutto dopo l'ondata che ha investito tutto il settore bancario. Mi riferisco in particolar modo a quello tsunami dello scorso anno di cui avevamo anche parlato, no? Il fallimento degli istituti bancari nella Silicon Valley, che era riuscita a mettere in difficoltà anche un colosso che si pensava inespugnabile come quello di Credit Suisse. Assolutamente sì, assolutamente sì. È vero. E io partirei proprio dal mondo delle imprese. Avere delle banche forti è fondamentale per poter sviluppare le proprie imprese. La globalizzazione è ormai un dato di fatto e non si torna indietro. Abbiamo vissuto nell'ultimo decennio in un'illusione economica di crescita continua del ceto medio in Italia, in Europa, nel mondo. E abbiamo visto che questo invece non è possibile, non è stato possibile, anzi, si sono accentuate le differenze fra i ceti degli ultra ricchi e i ceti meno abbienti. Grandi banche sono fondamentali per poter sviluppare grandi imprese. L'Italia su questa fase è un po' indietro, cioè sono stati più bravi i francesi e i tedeschi di noi a sfruttare questo ventennio di tassi bassi europei per creare dei grandi campioni europei. Con questa operazione, con altre operazioni che sicuramente ci saranno, Intesa sicuramente non rimarrà alla finestra, quindi sicuramente ci saranno nel mondo bancario. Se riusciamo a creare grandi banche europee, poi queste grandi banche europee finanzieranno grandi operazioni di acquisizione a livello europeo. Essere grandi dal punto di vista bancario non è una cosa che alla collettività serve in sé. Essere grandi dal punto di vista bancario serve alla collettività perché ci aiuta a far crescere le nostre imprese e a internazionalizzare le nostre imprese.
Senti, e invece il fenomeno di cui avevamo discusso a suo tempo, quello del credit crunch, cioè della contrazione dei finanziamenti del credito nei confronti delle PMI, che ricordiamo che sono il cuore pulsante poi dell'economia italiana, ha avuto un'accelerata oppure possiamo dire che quella fase si è ufficialmente arrestata? Se guardiamo Italia su Italia, siamo ancora in una fase un po' di crisi. Anche da questo punto di vista, UniCredit e Commerzbank sono due banche molto simili perché sono due banche che affidano le PMI. UniCredit ha affidamenti che sono circa il doppio di Commerzbank, comunque affidamenti rilevantissimi nell'ordine di centinaia di miliardi di euro per entrambe le banche. Il problema dell'Italia, soprattutto anche qui, probabilmente non è solo un problema delle banche, è soprattutto un problema di rating delle nostre imprese. Se non riusciamo a far crescere le imprese, con tutte le limitazioni che ormai ci pongono le normative europee, sarà assolutamente difficile far finanziare le nostre imprese con i criteri di Basilea e con i criteri della Banca Centrale Europea. Il problema è proprio questo, no? Quello che dicevi, le limitazioni che poi le normative europee ci costringono comunque in qualche modo a rispettare da un lato, mentre dall'altro magari ci chiedono innovazione, modernizzazione dal punto di vista delle infrastrutture, della transizione energetica. Insomma, è complesso riuscire a trovare poi un equilibrio, no? Tra quello che ci chiedono e quello che poi noi riusciamo a dare, soprattutto quando ci sono così tanti paletti nel mezzo. Assolutamente sì, l'Europa ha una base regolamentare molto forte. Questa base regolamentare molto forte probabilmente favorirà sempre di più le concentrazioni di imprese. Per concentrare le aziende, per concentrare le nostre forze, abbiamo bisogno di banche forti che ci aiutino in questo processo di crescita. L'Europa, dall'altro lato, ha grandi vantaggi per le nostre aziende perché comunque sia garantisce, soprattutto garantirà nei prossimi mesi, tassi di interesse che saranno nuovamente bassi, quindi saranno nuovamente competitivi per il credito alle aziende. Senti, chiudiamo con un pronostico, giochiamo un pochino. Secondo te queste nozze si faranno oppure no? Alla fine avrà la meglio UniCredit? Probabilmente sì, probabilmente si faranno perché la Germania in questo momento ha anche bisogno di una ripartenza della propria economia, che non dimentichiamo, è comunque una grande economia, un'economia forte, che ha solo sbagliato un po' i tempi della transizione energetica, forse anticipandoli un po' troppo. Sicuramente si faranno, se non si dovessero fare comunque una compartecipazione fra le due banche, vorrebbe comunque dire per UniCredit essere presente con forza ancora di più in tutti i paesi del blocco dell'Est Europa e quindi vorrebbe comunque dire un grande vantaggio per le nostre aziende italiane. Benissimo, allora speriamo di essere riusciti a spiegarvi questa operazione con parole semplici, ma io credo assolutamente di sì. Quindi ringraziamo il nostro esperto Cristian Dominici per essere stato con noi. Grazie Cristian. E Grazie a voi, grazie a te, Dani. vi diamo appuntamento a martedì prossimo con una nuova rubrica con i soldi vostri. Grazie.